Massimo Colonna, il presidente dell'Associazione Sangro Aventino, oggi incontrerà anche il presidente della regione Marco Marsilio qui a Piane d'Archi. Recentemente è stato il promotore di un interessante convegno che si è svolto al Teatro Antonio Di Orio di Atessa, nel corso del quale il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, nell'introduzione iniziale, nutriva delle forti perplessità dell'appoggio della regione sul fatto che ci sia la possibilità di una gestione diretta degli enti locali su appunto questi importanti invasi che ci sono nel Sangro Aventino. E voi ribadirete questa vostra perplessità anche oggi? No, noi abbiamo agito dall'inizio individuando nella regione un interlocutore, quindi assolutamente non un avversario. Noi siamo amministratori di questo territorio, quindi a partire da chi svolge questo ruolo in regione a chi lo svolge negli enti locali. Abbiamo un'occasione unica per il territorio del Sangro Aventino. Insieme dobbiamo trovare una modalità che risolva i problemi che nei 60 anni di gestione dell'attuale concessionario abbiamo visto su questo territorio. Per cui tutti i problemi legati all'irrigazione, al rilascio del deflusso minimo vitale, ad avere sul territorio maggiori ricchezze derivanti dalla presenza di questa infrastruttura, e adesso è il momento di rivendicare tutto questo. Noi lo vogliamo fare in collaborazione con la Regione, perché siamo tutti amministratori di questo territorio. Nel concreto cosa si potrebbe fare? La normativa prevede diverse soluzioni. È possibile che la Regione gestisca direttamente l'impianto con una propria società. È possibile fare una società mista anche con gli enti locali e con un privato. Cioè, la normativa dà ampie possibilità. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia prevede, ad esempio, che la regione riscuota il 100% dei canoni demaniali ridistribuendoli interamente sui territori montani dove ci sono gli impianti. Perciò esistono svariate soluzioni. Noi insieme alla regione vogliamo individuare la migliore per il nostro territorio. Allora, presidente Marsilio, incontro con i sindaci che chiedono una gestione diversa di questi bacini idroelettrici. Noi abbiamo approvato in giunta la legge per portare a gara le concessioni delle grandi derivazioni. Era finalmente tempo che si facesse. Io spero che il Consiglio regionale la possa licenziare il più presto possibile, perché prima facciamo la gara e prima creiamo le condizioni per tornare a fare investimenti e per avere una gestione seria, forte di questo bene. Confronto con i sindaci, sentire le istanze del territorio è sempre importante per la regione. Certamente, siamo qui per questo, quindi innanzitutto per ascoltare e raccogliere dal territorio i problemi, le questioni, i suggerimenti, e quindi poi confrontarsi sulle questioni che stanno sul tappeto. L'uso plurimo delle acque, questo chiedono anche i sindaci. E su questo siamo aperti al confronto, poi non sta a noi decidere chi gestisce una diga, un invaso, a noi sta formulare le regole e fare gare trasparenti per poter fare l'affidamento nella maniera più conveniente possibile per il bene pubblico. Presente oggi anche l'assessore Campitelli, perché è una tematica di sua preminenza, questa delle derivazioni per uso idroelettrico, questi invasi importanti che si trovano nel Sangro Aventino. Bisogna trovare la quadra, diciamo così, tra le giuste istanze delle popolazioni e degli enti locali e gli interessi un po' più sovracomunali, diciamo così. Ma innanzitutto oggi la presenza comunque nostra e del presidente Marsilio qui a Piane d'Archi sta a significare la grande sensibilità che noi abbiamo verso un territorio che ci appartiene. L'obiettivo è uno, è quello di fare gli interessi di un territorio che per troppi anni ha visto soggetti terzi venire qui, prelevare e non lasciare assolutamente nulla agli abruzzesi. La nostra volontà, l'abbiamo definito anche nella nostra proposta di legge già approvata in giunta, è quella di ascoltare assolutamente le esigenze del nostro territorio, tant'è che abbiamo diverse opzioni, da una gestione diretta di un soggetto terzo, una società mista pubblico-privata e una partnership pubblico-privata.
Io credo che la cosa più importante oggi sia fare il prima possibile la gara. Il progetto di legge è stato approvato in giunta, oggi approderà quindi in commissione, farà l'iter per poi essere approvato in consiglio regionale. Parliamo di idroelettrico. È un tassello importante all'interno della produzione di energia green se immaginiamo il contesto attuale, quella della transizione ecologica, nonché direi anche la transizione energetica. Tutto questo ovviamente deve essere accompagnato anche da una transizione burocratica, altrimenti diventa difficile anche poter raggiungere quegli obiettivi importanti, così importanti, prefissati anche dalla Comunità Europea sulla neutralità climatica entro il 2050. Quindi si terranno anche conto del contributo di queste associazioni? Assolutamente sì, l'abbiamo dimostrato già in passato, quando stavamo lavorando al progetto di legge, io ho incontrato in diverse occasioni i sindaci, ho accolto quelle che erano le richieste dei sindaci per poi cercare di dove tecnicamente era possibile di accoglierli, sempre con l'unico obiettivo di fare l'interesse dei nostri territori.